lo conosce bene sa che le cose non le manda certamente a dire, anzi, quando c'è da condannare i potenti e i governanti di turno, è pronto ad attaccare chi che sia a bruciapelo e senza mezzi termini. Stiamo parlando di Domenico Savio, coriaceo segretario generale del Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista e consigliere comunale di Forio, uno dei 6 comuni dell'isola d'Ischia. Questa volta a finire sotto le grinfie degli attacchi di Savio è il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca. Con un comunicato stampa diramato in queste ore ha attaccato duramente De Luca per la privatizzazione della Caremar e per i continui tagli che si stanno avendo a livello regionale nel settore della sanità. Sull'isola d'Ischia, ad esempio, l'ospedale Annarizzoli è sottodimensionato per le esigenze dell'isola, essendoci carenze croniche di posti letto, di personale medico e paramedico, di prestazioni e servizi vari, a partire dalla mensa disponibile solo per i degenti, la mancanza di un bar e dove certe attese per visite specialistiche ed esami diagnostici sono da mondo sottosviluppato, mentre dopo la SIR è quasi scomparso anche il centro di salute mentale. Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca del Partito Democratico, che appena eletto ha firmato l'ultimo atto della sciagurata privatizzazione della Caremar, avviata dal centrodestra, di cui gli abitanti delle isole partenopee e i turisti che affluiscono sul nostro territorio saranno chiamati a pagarne le dure conseguenze in termini di maggiori disservizi, vettori obsoleti e maggiorazione delle tariffe, ha tra l'altro scritto Domenico Savio nel comunicato stampa. Durante la recente campagna elettorale, per essere eletto, non ha lesinato promesse nei settori dei trasporti marittimi e terrestri, della sanità, della scuola, della sanatoria edilizia per l'abusivismo di necessità, eccetera. Se il buongiorno si vede dal mattino col permanere delle difficoltà nei trasporti e con la sospensione dell'assistenza sanitaria convenzionata senza potenziare quella pubblica, allora c'è poco da sperare per i prossimi anni. Vincenzo De Luca ha attaccato Savio, si sta rivelando un altro strumento politico di quella macelleria sociale voluta dalla Troica europea, costituita dal Fondo Monetario Internazionale, dalla Banca Mondiale e dalla Banca Centrale Europea ed eseguita dai governi borghesi, clericali e capitalistici del vecchio continente per raccogliere migliaia di miliardi di euro all'anno dalle tasche dei lavoratori e passarli nei forzieri delle banche e delle multinazionali della finanza speculativa e affaristica. Gli attacchi di Savio però non si sono limitati al solo presidente della regione Campania, ma hanno interessato, e non poteva essere diversamente, anche il presidente del Consiglio Matteo Renzi. Il motivo? I tagli del governo nazionale alle regioni e agli enti locali. Il governo padronale Renzi ha sentenziato il segretario generale del PCML, che con piglia autoritario e dittatoriale oggi governa l'Italia, al pari di quelli che l'hanno preceduto, continua tra l'altro a tagliare i fondi alle regioni per l'assistenza sanitaria, mascherando tale politica di autentica macelleria sociale come taglio agli sprechi, ciò quando gli sprechi rimangono e si aggravano, perché sono connaturali al sistema sociale della dittatura capitalistica che lascia sopravvivere la malavita organizzata come mafia, 'ndrangheta e camorra, che consente l'evasione fiscale ai potenti, che premia i furbi e favorisce coloro che detengono il potere come senatori, deputati, ministri e sottosegretari che si assicurano stipendi da signorotti con oltre 25.000 euro al mese e vergognosi privilegi, mentre i servizi vengono tagliati come la progressiva diminuzione o eliminazione di interi comparti dell'assistenza sanitaria. Savio, a conclusione del suo comunicato stampa, chiama la lotta alle masse popolari. Dinanzi a questa autentica rapina del lavoro, dei diritti e dei bisogni della classe lavoratrice e delle masse popolari, compreso il dimezzamento dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori stagionali del turismo, ha detto Savio, non bastano le suppliche e le genuflessioni al potere politico padronale degli improvvisati protestatari di regime capitalistico, che servono solo a procrastinare i drammi
della vita quotidiana e a favorire gli affari dei potenti, ma occorrono un'autentica lotta di classe, una ribellione e una rivendicazione popolare che cambino il corso presente delle cose. Questo potere politico a tutti i livelli istituzionali deve essere mandato a casa e il suo posto deve essere occupato dal potere delle masse lavoratrici e popolari. A questo obiettivo, immediato e di prospettiva, ha concluso Domenico Savio, lavora il PCML.